Allora, sono qua sul divano, c'è un po' tutto buio perché oggi è una giornata buia, piove e Edoardo sta dormendo, quindi parlo piano. Sono quasi le 4, mio marito è andato a fare un po' di palestra e io ho appena fatto merenda con una Susina e un pezzo di cioccolato all'arancia, anche se mi era balenata l'idea di fare, di mangiare i cachi. Oggi per la prima volta ho comprato i cachi, l'avete visto nella clip precedente della spesa. Quindi di sicuro domani o dopo farò il tortino ai cachi o comunque qualcosa del genere, una mug cake, vediamo. E niente, domani si torna al lavoro e non ho voglia, come magari la maggior parte di noi che ci tocca lavorare. E ho preso giusto prima alla spesa, di solito prendo il crudo sottovuoto perché il lunedì ho la pausa pranzo dove mi porto io qualcosa, non peraltro avrei comunque i ticket, ma non li uso perché ho solo mezz'ora, perché quando avevamo concordato gli orari avevo chiesto di poter finire prima un giorno alla settimana in modo tale da riuscire ad andare a prendere Edoardo, dato che i primi 3 giorni della settimana sono io che mi occupo di lui, poi il giovedì e il venerdì invece mio marito, essendo che io lavoro di più. E quindi finendo alle 4 ho mezz'ora di pausa pranzo, non un'ora. E quindi mi porto per comodità sempre il panino con il crudo. Il concetto è che a volte lo prendo con gli imbustati sottovuoti, che in realtà l'unico che mi piace è quello di Lidl, il crudo leggero si chiama, credo. Però oggi non siamo andati da Lidl ma da Iper, e quindi mi sono fatta affettare 5 fette di
di crudo, perché tanto lo mangio solo il lunedì e sarebbe uno spreco proprio perché nessuno lo mangia. Infatti l'ho pagato 1 euro, quindi comunque ho risparmiato un bel po'. A parte questo, adesso tra un po' sveglio Edoardo, faremo qualcosa, adesso vediamo, perché già stamattina abbiamo intagliato la zucca, quindi di Lidl, e quindi abbiamo fatto questa attività. Ieri abbiamo fatto la festa di compleanno, è andata benissimo, poi magari vi mando vi lascio qualche spezzone, anche se non abbiamo girato molto, anche perché poi c'erano altri bambini, quindi non è che posso riprendere tutto. Magari vi lascio qualche foto, eccetera, e quindi oggi ha avuto da fare con tutti i suoi nuovi giochi, ecco. E poi niente, sono stata molto soddisfatta dei giochi, dei regali che ha ricevuto, perché ho ricevuto anche due buoni, uno di H&M e uno di Toys, che magari spenderemo insieme, chi lo sa, perché magari H&M volevo farlo online, lo shopping, però adesso ci penserò. Sicuramente mi servirà il giubbino invernale che comprerò lì, sicuramente, perché mi piace molto la linea da bambino. E poi vedrò. Ecco, poi ho ricevuto un po' di vestiti, giocattoli, cose così. Ecco, ho ricevuto, ha ricevuto. E niente, noi ci vediamo o stasera o domani. Allora, siamo qua da Lidl, un attimino parcheggiati io ed Edo, perché mio marito è entrato a prendere il vino per stasera e si è stati in un centro commerciale, lui ha preso delle scarpe eleganti che gli servivano per il lavoro e io ed Edo invece abbiamo giocato per i corridoi a non finire, anche perché quando c'è brutto tempo per forza bisogna andare in questi posti. E adesso qua, tranquillo. Che ha corso un sacco, dovrei fargli ancora il bagno, però dato che gliel'ho già fatto ieri con i capelli, penso che lo farò, lo laverò a pezzi stasera. Poi menù prevede pasta al pesto per loro, pasta penso in bianco per me, così almeno è veloce, anche perché sono già le 8, lui non ha fame, però quando arriverò a casa sicuramente tirerà giù la casa che ha fame. Tieni. Fai vedere Edo cosa ti ha regalato il papà. Pietro. Fammi vedere cosa ti ha regalato oggi, lo? Fammi vedere, portamelo qua. Cosa fai? Porta lo scheletro alla mamma che me lo fai vedere. Ma c'è? Portami i tuoi fantasmini. Dove sono i tuoi fantasmini? Spuntare qua che è pericolosissimo. Non lo so, fa male. Dai, portamelo qua. Si è bloccato? Arrivo. Dai, portamelo qua, farmelo vedere. Portami alla mamma. Quello è il posto, c'ha la testa quella. Portalo alla mamma. Ah, porto io? Porto io. Portami anche il Dino. Che... Sì.